Siamo veramente molto soddisfatti, questa è una giornata importante. Diamo avvio a tre grandi progetti di recupero di tre ospedali storici del centro storico di Napoli. L'Annunziata a Forcella, il San Gennaro a Rione Sanità, a San Lorenzo gli Incurabili. La Regione investe quasi 160 milioni di euro in questi tre interventi che sono importanti dal punto di vista sanitario perché realizziamo case di comunità e ospedali di comunità nel cuore del centro storico. In particolare all'Annunziata valorizziamo una vocazione storica, realizziamo quindi un ospedale materno-infantile, c'è davvero una bella tradizione in quell'ospedale. Agli Incurabili facciamo un recupero anche della farmacia storica, quindi anche un recupero storico-culturale di un edificio importante. A San Gennaro avremo molta attività di riabilitazione, oltre che una casa di comunità, un poliambulatori, centri prelievi e così via. Uno sforzo gigantesco che avrà, ripeto, una ricaduta dal punto di vista sanitario, una ricaduta dal punto di vista culturale, una dal punto di vista della riqualificazione urbanistica di parti decisive del centro storico di Napoli. Questo ovviamente si aggiunge al progetto che è in corso di realizzazione del nuovo ospedale Santo Bono a ridosso dell'ospedale del Mare. Complessivamente noi investiamo nella città di Napoli quasi 1 miliardo di euro in strutture ospedaliere e sanitarie. La data ultima che abbiamo per gli Incurabili, dove bisogna fare interventi anche strutturali, sapete che se ne stava crollando l'edificio, è il 2026. Per quanto riguarda invece il San Gennaro, i lavori partono per un primo padiglione di 18 posti letto già nel mese di luglio. Il secondo blocco di interventi parte a gennaio del prossimo anno, ma completiamo tutto nel giro di un anno e mezzo, ripeto, tranne gli Incurabili, dove occorreranno 3 anni perché il lavoro da fare è davvero molto delicato. Tempi analoghi per quanto riguarda l'Annunziata, analoghi al San Gennaro, quindi un anno credo che completiamo i lavori di ristrutturazione. Il personale sarà utilizzato per quello che già c'è, ovviamente. Quindi noi stiamo parlando di strutture che già esistono, che riqualifichiamo dal punto di vista delle funzioni. È chiaro che poi dovremo lavorare anche per avere ulteriore personale, ma in questo caso interveniamo in strutture ospedaliere che già funzionano. Il problema drammatico è quando bisogna realizzare case di comunità ex novo, dove non c'è nessuno del personale preesistente, quindi bisogna fare nuove assunzioni per le quali non c'è nessuna copertura finanziaria. E questo è un problema che rimane aperto perché, come io sostengo, abbiamo un Ministero della Salute che è virtuale in questo momento in Italia. Se penso solo alla comunicazione che stanno dando per la quarta dose, mi viene il mal di fegato. Sulla questione degli Incurabili, la questione alloggi, 25 famiglie, come è stata risolta? Anche perché alcuni erano abusivi, stavano lì, insomma, occupavano l'alloggio, altri invece erano autorizzati, come l'avete risolta? Una questione annosa. Certamente, è una questione molto importante, la ringrazio della domanda anche perché mi permette di fare chiarezza. Noi abbiamo presentato nel progetto, anche avete visto la destinazione alloggi, non ci siamo dimenticati, entrano a pieno titolo nei lavori e chi conserverà ancora il titolo a rientrare negli alloggi rientrerà contrattualizzando nuovi accordi e soprattutto sanando quelli che erano l'avere da parte dell'ASL da occupanti che addirittura erano sine titulo. Qualora i lavori dovessero essere realizzati per lotti, gli alloggi rientreranno nel primo lotto utile.